a Luca, come mai? No, assolutamente non è una scelta casuale, è una scelta dove forse è un luogo simbolo dove commemorare Falcone, un paese che ha scelto la democrazia, che ha combattuto per averla, e speriamo che questo sia anche segno di quello che ci ha lasciato. Ecco, lei ha scelto una veste istituzionale, quest'oggi presente l'intero consiglio regionale, l'intera giunta, una scelta voluta, rafforzata, in una località preaspromontana che è una frontiera per la lotta all'andrangheta. Ma innanzitutto io credo, sono molto orgogliosa che dire Sergio, siamo uno delle, penso, in un momento particolare, delicato, non abbiamo voluto dimenticare questo giorno, un giorno che secondo me ha segnato come pochi altri la storia d'Italia. E il nostro primo anno di consigliatura non potevamo dimenticare Falcone, dove commemorarlo per evitare la retorica, in un fronte in cui bisogna dire alla gente la speranza c'è, le istituzioni sono con voi, andiamo avanti. Nonostante il coronavirus? Nonostante il coronavirus. Grazie. Presidente, una domanda. Sono stati finalmente attirati i problemi, diciamo, tra virgolette, con il governo centrale per quanto riguarda le finanze, insomma, e c'è un allineamento ora di unità di intento, diciamo, che ci sono. Assolutamente sì, c'è stato un confronto. Però alla fine mi sembra che il governo abbia fatto quello che dicevamo noi, quindi va bene. Dove ricordare Falcone, cioè sulla strada dove si cade, si vince, si perde, e noi siamo qui per dire che ci alziamo e vinceremo. Senta, una giunta che l'obiettivo è il mantenimento della legalità, la sua presenza è anche una garanzia in questo senso. Io sono qui per servire il popolo calabrese, per imparare dal popolo calabrese a resistere, a ribellarsi alla sopraffazione, alla violenza, all'abuso, e insieme al popolo calabrese creare prosperità per la fazione, per l'unica fazione che deve vincere, che è proprio il popolo, per l'unico potere che deve esistere, che è il bene comune. Sull'ambiente rivoluzioneremo la Calabria, così diceva la Presidente. La Calabria è la più bella riserva naturale d'Italia, d'Europa, e quindi la dobbiamo valorizzare insieme, senza imporre niente, ma fianco a fianco, essendo fieri di essere quello che siamo, in una resilienza che è capacità di trasformarsi stando aggrappati con tutte le forze alle radici di cui siamo e dobbiamo essere sempre fieri. Grazie. Nella sua veste di assessore all'ambiente, che cosa si trova, e anche visto il suo passato, la lotta alla criminalità organizzata, che sensazione provo oggi ad essere presente qui a San Luca? Provo la sensazione di sempre, di donarmi agli altri senza volere nulla in cambio, con l'umiltà e la semplicità che ci hanno insegnato i nostri genitori, per creare una fratellanza che è la patria, che è la bandiera. L'ultima domanda, Assessore, per quanto riguarda la problematica che è quella che affligge di più la fascia ionica reggina e la lotta in particolare, che è quella dei rifiuti, ci può dire qualcosa in merito, visto che ci sono stati incontri fino a ieri sera, diciamo, per cercare di risolvere questo atavico problema? Stiamo lavorando insieme ai comuni per cercare di superare queste difficoltà, per costruire insieme una pianificazione condivisa, mai imposta, che ci consenta di superare il concetto delle discariche, del rifiuto come un peso e un male, ma trasformarlo in prosperità, in una visione di bellezza, di qualità ecologica che deve caratterizzare tutte le attività della Calabria e che ci darà grande prosperità. Quindi c'è una speranza da dare ai cittadini di questi territori? No, c'è la certezza che supereremo tutto, fianco a fianco, e non arretreremo, e non ci arrenderemo mai, insieme. Grazie. Io vi dico, momento che sono commossa. Credetemi che ci sono vari momenti in cui, chiusa in quell'ufficio in ragione, dico: ma chi cavolo me l'ha fatta fare? Poi guardo una giornata come oggi e dico: meno male che l'ho fatto. Prima siamo andati tutti al ritmo di questa canzone. Cantando si ricordano gli eroi. Questo video è stato
Vabbè, su una canzone ovviamente molto famosa, è stato composto da Giulio De Gennaro, che oltre ad essere un giornalista è figlio del prefetto De Gennaro, quindi uno dei migliori amici di Giovanni Falcone. E credo che nel video si trasmetta quanto ci sia di emotivo e di affettivo. Per questo abbiamo voluto cominciare con questo video, abbiamo voluto completare con questo video questa giornata. La parte più bella, devo dire, è che oggi nessuno di noi ha una maglietta politica. Noi siamo istituzioni e siamo persone. Cennino, Enza, Baldo, Tilde, scusate, non vorrei evitare qualcuno, Katie, ma persone, Sergio, siamo soprattutto, oltre che ruoli, persone che oggi vogliamo dire che questa Calabria ha diritto ad altro, ha diritto al meglio che merita. La cosa, senza togliere niente alla Giunta, senza togliere niente agli assessori regionali, ai deputati, però devo essere sincera, visto da questa parte, la parte più bella sono queste fasce tricolori. Vedo Mario Cuto, Marcello Manna, dico i più lontani, Maria Lima, Don Sergio Abramo, sono arrivati da Cosenza, sindaco, siamo qui, ma siamo qui perché siamo tuoi ospiti. Sulla piazza di un piccolo paese dove ho vissuto, dove abbiamo combattuto io e tanti altri carabinieri, tanti altri poliziotti, gente povera, figli di questi paesi, di questa cultura. E siamo qui dove la vita non fa sconti, in questa strada dove si cade, si muore, dove tutto è vero. E sono qui a ricordare Giovanni Falcone, a ricordarlo per esserci stato accanto, come uno di noi, una persona come noi, fragile come noi, isolato, abbandonato, delegittimato, deriso, che però nella derisione e nell'abbandono cercava di ricostruire qualcosa di grande, cioè la lotta alla mafia. Dovunque ha fatto questo, prima di morire. E noi siamo qua per dire all'Italia, insieme al popolo calabrese, alle famiglie, ai cittadini, alle persone che sono la vera autorità, che sono il vero Stato, lo Stato comunità, lo Stato delle comunità, che non accetteremo il pizzo, non accetteremo la violenza, non accetteremo le estorsioni, non accetteremo le violazioni del mondo del lavoro, le violenze del mondo del lavoro, perché siamo un popolo povero, semplice, che però nella fratellanza e nel mutuo soccorso ha superato la carestia, la fame, la guerra, e come ci hanno insegnato i nostri nonni, saremo ancora una volta fianco a fianco, e come hanno vinto loro, vinceremo anche noi. Grazie Presidente Santenghi per aver scelto San Luca e la provincia di Reggio Calabria per commemorare la strage di Capaci. E grazie perché ha un forte valore simbolico questa scelta. Essere qui non è casuale, essere qui non è una banalità, ma è una dimostrazione di come la Regione, lo Stato, le nostre organizzazioni siano attenti a questo territorio, siano attenti a queste popolazioni e vogliano lanciare un messaggio forte per dire che l'andrangheta sarà sconfitta. Ringrazio la dottoressa in sostituzione del presidente di Sua Eccellenza il prefetto Massimo Mariani, il questore Maurizio Vallone, il comandante dei carabinieri di Reggio Calabria Giuseppe Battaglia, gli onorevoli nazionali presenti. Noi non li cito per no perché rischio di dimenticare qualcuno ed è antipatico. I consiglieri regionali, gli assessori regionali. L'amministrazione comunale, che mi onoro di guidare, si è caricata anche dell'onere di lavorare per il riscatto morale e materiale di un popolo che negli ultimi decenni è stato indicato dall'opinione pubblica nazionale, a volte male informata, come il luogo del male assoluto. Certamente alcuni eventi drammatici hanno contribuito a creare questo clima ostile contro il nostro paese, che i salvicosi onesti sono i primi ad essere vittime di questi malfatti.
che la stragrande maggioranza di loro non condivide affatto il modo di pensare arcaico delle organizzazioni malavitose e ndranghetistiche, e che questa amministrazione, senza se e senza ma, condanna e combatte la 'ndrangheta, tutte le mafie e qualsiasi forma di criminalità organizzata. Spero che questo evento eccezionale ispiri i miei concittadini a collaborare per rendere il nostro paese sempre migliore. Sicuramente l'obiettivo che ci siamo assunti non è facile. Per portarlo avanti occorrono tempo, strutture e mezzi materiali, lavoro e cultura. A San Luca c'è una disoccupazione giovanile dilagante, i nostri giovani sono costretti ad emigrare. Solo di ordinanze per le quarantene ho firmato circa 190 giovani che hanno ritornato per... Avanti col tempo, strutture, lavori e cultura. A San Luca c'è una disoccupazione giovanile dilagante, i nostri giovani sono costretti a emigrare. San Luca, territorialmente parlando, è il paese più vasto della provincia e ciò consentirebbe di creare posti di lavoro per i nostri giovani. Faccio mio un pensiero di Monsignor Brigantini, nostro emerito vescovo, che adesso è a Campobasso. L'antidoto contro il malaffare è il lavoro. E qui manca. Ma come lei, onorevole Presidente, ci insegna che senza l'aiuto delle istituzioni è impossibile creare opportunità di lavoro. Siamo qui con l'onorevole Francesco Cannizzaro, Forza Italia, con la quale facciamo qualche domanda relativamente alla cerimonia di oggi. Ecco, onorevole, che significato ha questa cerimonia celebrata qui a San Luca? Ha un significato molto ma molto importante, è il fatto che il Presidente Santelli abbia avuto questa felice intuizione di condurre tutte le comunità della Calabria con la fascia tricolore, la deputazione tutta regionale, la deputazione parlamentare. Io credo che sia veramente un significato molto importante che oggi dal cuore dell'Aspromonte, dal cuore della Calabria, dalla provincia di Reggio, da San Luca, definita per molti media nazionali la capitale dell''Ndrangheta, invece oggi parte un messaggio nuovo, che vuole essere il riscatto di legalità, di resistenza della Calabria e di una comunità come quella sanluchese, che è straordinaria, che è bella come diciamo, i luoghi, il borgo, come le persone, come la stragrande maggioranza delle persone sanluchesi, come il primo cittadino, la compagine amministrativa di San Luca, che finalmente eletta democraticamente dal popolo, oggi si appresta e si accinge insomma ad avviare un percorso nuovo, e lo fa assieme a tutte le istituzioni, al questore Vallone di Reggio Calabria, alle forze di polizia, al nuovo corso regionale, assieme a tutti i colleghi sindaci che, ribadisco, sono qui orgogliosamente e fieri indossando la fascia tricolore, volendo lanciare un nuovo messaggio. Io credo che oggi, ricordando Giovanni Falcone, perché il suo anniversario, vuole essere, ecco, come dire, anche una volontà di segnare una pagina particolarmente storica della nostra regione. Riparti Calabria, la Calabria riparte se riparte San Luca, e San Luca riparte se riparte la Calabria, e la Calabria e San Luca ripartono se partono tutte le comunità che comunque la compongono. La nostra terra è meravigliosa, è straordinariamente bella, fatta di uomini e donne che hanno la voglia di dimostrare al mondo, non solo all'Italia, che la Calabria ha un altro volto, ha un'altra voglia di riscatto, e non è la Calabria forse purtroppo conosciuta negli ultimi anni, no? Noi siamo qui in Aspromonte, e l'Aspromonte, se tu ne parli a Roma piuttosto che a Milano, viene identificato come quel territorio straordinariamente bello, ma il territorio dei sequestri di 30 anni fa. Non è più così, è finita grazie all'operato dello Stato, delle istituzioni, delle forze dell'ordine, e oggi le istituzioni, tra il dovere insomma di amministrare, tra il dovere di assumersi le responsabilità per assumere appunto le decisioni, hanno anche il dovere di rappresentarla al meglio, e oggi credo che dalla Calabria parte un messaggio veramente importante. Benissimo, ringraziamo l'onorevole Cannizzaro per il suo prezioso contributo. Grazie. Siamo con il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, al quale faremo qualche domanda, giusto per avere il suo pensiero in merito alla cerimonia odierna. Ecco, sindaco, che cosa rappresenta questa cerimonia celebrata oggi qui a San Luca? Ma intanto la presenza di tutte le istituzioni credo che sia una cosa importantissima, perché siamo tutti uniti alla lotta contro la criminalità, contro le mafie, e quindi questa testimonianza forte nel ricordo di Falcone dopo 28 anni dalla sua scomparsa, credo che sia una testimonianza forte che ha voluto anche il Presidente della Regione, che ha invitato tutti quanti a partecipare, e quindi le istituzioni unite per cercare di combattere
questa, diciamo, questo fenomeno che ha bloccato per tanti anni la Calabria. E poi dobbiamo necessariamente non solo ricordare, ma dobbiamo attivarci, perché il giorno dopo ognuno di noi deve fare il proprio dovere, cercando comunque di dare sviluppo a questa terra che per tanti anni, ripeto, è stata bloccata anche dalla mafia. Signor Sindaco, siamo tutti quanti ovviamente felici che il coronavirus qui in Calabria si è diffuso in maniera, diciamo, minima. Ecco, lei è soddisfatto dal comportamento, ecco, dei cittadini calabresi ed in particolare, diciamo, di quelle della sua città, quindi di Catanzaro? Tantissimo, tantissimo, hanno risposto tutte le ordinanze che abbiamo emanato noi sindaci, anche la regione, anche il governo centrale, hanno rispettato le regole, i contagi non se ne aumentati. L'unico, diciamo, grido di allarme che lancio, però, attenzione in questo momento, non, come dire, a non liberarci da quelli che sono alcuni vincoli che sono sottoposti dalla legge e che anche dalle ordinanze comunali, quindi credo ancora uno sforzo minimo. Uscite, andate in giro, ma usate soprattutto la mascherina, perché capisco che l'assembramento è un po' difficile da evitare, ma la vicinanza tra una persona e l'altra, se accade con la mascherina indossata, sicuramente ridurremo tantissimo le possibilità che il coronavirus possa ritornare. Certo, Sindaco, quindi piena sintonia con l'attuale reggenza della regione. Assolutamente, ecco, sì. Possiamo chiedergli un parere rispetto se c'è stato effettivamente, anche se ancora il tempo è stato, diciamo, poco, perché parliamo di 3-4 mesi, se c'è stato effettivamente un cambio di passo con la precedente reggenza del governo della regione a guida Oliverio? Ma diciamo che siamo stati tutti presi dall'emergenza coronavirus, quindi ancora non abbiamo potuto fare nient'altro, però devo dire che il coronavirus è stato gestito benissimo dalla regione Calabria, è sotto gli occhi di tutti, onestamente, quindi non perché sono del mio stesso colore politico, ma perché io ho sempre collaborato con qualsiasi istituzione, qualsiasi colore politico esse sia, però devo dire che questa emergenza è stata gestita benissimo, quindi un plauso alla giunta regionale, alla Santelli, per questa attività che ha voluto fare per questa vicenda del coronavirus. Perfetto, ringraziamo. Grazie. Allora il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, al quale ovviamente auguriamo un buon lavoro e diamo appuntamento magari in una prossima occasione. Grazie. Signor Sindaco, che significato ha oggi celebrare questo anniversario qui a San Luca? Ma è un significato fondamentale a mio parere, è stata una meritoria iniziativa del Presidente Santelli anche simbolicamente venire a San Luca, rappresentare quindi la presenza dello Stato, la presenza delle istituzioni, il ricordo di tanti uomini e di tante donne che hanno perso la vita nel servizio per lo Stato, quindi è importantissimo. Devo dire che per me venire dalla Lamezia Terme oggi il 23 maggio è una data importante, perché noi domani mattina alle ore 5 ricorderemo l'eccidio di due dipendenti comunali assassinati alle ore 5 del mattino nel mentre stavano svolgendo il loro lavoro, e noi ricordiamo sempre queste date, 23 maggio e 24 maggio, nel giro di poche ore, bene o male, dello stesso mese vi è stata la perdita della vita di queste persone, quindi è stato importante oggi ricordarle. Noi domani alla Lamezia Terme ricorderemo alle 5 anche l'eccidio dei due operatori ecologici.